Ho ancora il rumore dell'ossigeno dei caschi e il rumore delle sirene, delle ambulanze. Ce li ha ancora tutti in testa i suoni dell'emergenza. Lui, il primario del pronto soccorso di Piacenza, che in questi locali ha vissuto giorni come in un ospedale da campo in tempi di guerra. Qui eravamo tutti malati, tutti Covid, in ogni stanza, vede? Però qui io ho tenuto tutti i pazienti che avevano bisogno di ossigeno. Qui a un certo punto tutti i letti fino in fondo. Ma questo non è finito, è solo una parte, tutto questo corridoio era pieno di letti. Qua era tutto pieno. Piacenza, caso nazionale. È lei, dicono i tamponi, in proporzione la provincia più colpita d'Italia, la più vicina a Codogno, la prima ad essere colpita. Un morto su quattro in Emilia-Romagna è piacentino. Per un certo numero di giorni abbiamo fatto una medicina di guerra. Più volte ognuno di noi ha pensato, oddio, non ce la facciamo. E poi più volte abbiamo ritrovato la forza, magari anche a vicenda, sostenendoci per andare avanti. In questi corridoi, fermi col fiato corto, fino a 130 pazienti Covid ogni giorno e più di 800 non ce l'hanno fatta. Abbiamo pianto, sì, è la verità, perché non c'è mai capitato nella nostra vita di vedere così tanti pazienti star male, così tanti pazienti morire. Con gli impianti fino al collasso. Ci sono stati dei crolli sostanzialmente di pressione nelle tubature d'ossigeno, con i caschi che si sgonfiavano. È stata una paura enorme. Oggi il Covid ha concesso una tregua, ma qui si teme. E mentre la regione è in fase 2, a Piacenza si aspetta maggio e non riparte nulla, né cantieri né manifatture. E sono proprio tanti i commercianti e industriali a non capire il perché. Si va casa per casa, invece, in cerca dei positivi ancora non censiti. E oggi il Premier Conte è passato da Piacenza per dare un appoggio. Tutti i numeri sono in calo, però noi non siamo ancora fuori dalla situazione. Io ho ancora comunque in ospedale 300 persone ricoverate. E a riaprire ci si pensa bene. Un po' di paura c'è, poi ci sono dei rischi che devono essere corsi.